Ecco, allora, in questa sera, come argomento, abbiamo l'empirismo classico e la realtà originaria come sensazione in quanto esperienza immediata, la crisi del fondamento della scienza come conoscenza della realtà oggettuale, la teoria dell'esperienza immediata come negazione della spontaneità soggettiva e come pseudopsicologismo. Locke, Berkeley e Hume. Noi sappiamo come nel corso dello sviluppo del pensiero occidentale la posizione dell'empirismo abbia acquisito una posizione molto importante, sia in rapporto al problema della scienza, sia in rapporto al problema della psicologia in generale e della psicologia in particolare come teoria della personalità. E questo in rapporto all'esigenza di conferire tanto alla prima disciplina, quella della scienza, quanto alla disciplina psicologica, un fondamento critico, perché caratteristica dell'empirismo è di porsi in termini critici nei confronti della dottrina della scienza come è stata costituita dal naturalismo classico e sia in rapporto al problema dell'io come esperienza immediata, come esperienza mediata, e comunque come esperienza che fa riferimento alla interiorità soggettiva. Ecco, qui la posizione dell'empirismo, come si affaccia nell'età moderna, nel momento in cui viene a assumere una posizione dominante la dottrina cartesiana, e si presenta nella dottrina innanzitutto di Locke come appunto una critica di quello che è la posizione del pensiero cartesiano, nel senso che nella posizione cartesiana sappiamo che da un lato viene presentato in maniera sistematica il problema della scienza come matematismo assoluto, perché in definitiva la scienza viene identificata col pensiero matematico e quindi questo pensiero matematico dovrebbe essere il fondamento sia della costituzione della mente umana e sia della stessa realtà, come realtà universale. Sappiamo che nella concezione cartesiana in pratica viene ad essere condivisa la posizione galileiana. Nella posizione galileiana sappiamo che il concetto di scienza non può essere separato dalle idee della matematica e le idee della matematica costituiscono il fondamento del mondo, il fondamento della realtà, attraverso il principio dell'estensione, del movimento, del peso, e noi abbiamo la possibilità con i nostri sensi di integrarci col mondo esterno, perché le sensazioni di carattere primario, le sensazioni che ci mettono in diretto contatto col mondo, in fondo vengono ad essere concepite nei termini di una concettualità primordiale per la quale appunto l'individuo è direttamente in contatto con l'idealità che costituisce la base della realtà esterna. Nella concezione galileiana sappiamo che d'altra parte la possibilità dell'uomo di mettersi direttamente in contatto col mondo esterno assume un valore relativo, problematico, nel senso che l'uomo non possiede immediatamente l'accesso alla natura, anche se ha in sé delle idee che sono omogenee rispetto al mondo esterno, al mondo naturale, perché possa
aderire, a cedere al mondo naturale, è necessario l'esperimento, perché attraverso una verifica tra le ipotesi della mente e l'esperienza sensibile, che le costruzioni mentali sono formulate in termini ipotetici in rapporto a quelle che dovranno essere le applicazioni sul piano esterno, sul piano del mondo fisico, hanno la necessità di essere messe alla prova, di essere convalidate attraverso l'esperimento, attraverso cioè un confronto con il mondo sensibile. Questo raffronto col mondo sensibile, d'altra parte, come abbiamo visto, è possibile in quanto le sensazioni primarie sono quelle che devono guidare l'individuo, l'uomo, la mente umana, alla conoscenza del mondo esterno, del mondo fisico. E sappiamo che in Galileo si distinguono le sensazioni autentiche, quelle che sono conformi al pensiero matematico, e da quelle che invece fanno parte di una della dimensione soggettiva della mente umana, le sensazioni come l'odorato, le sensazioni come che si riferiscono al senso dell'udito, non hanno una possibilità di essere tradotte in termini estensivi e in termini di peso, di estensione, di figura, di movimento, e queste vanno scartate, vengono utilizzate soltanto le sensazioni che, come la vista, presentano degli aspetti di carattere estensivo. Quindi anche nella vista bisogna distinguere tra i colori, che hanno un carattere soggettivo, e la figura degli oggetti, che invece ha un carattere estensivo. E nel caso del tatto dovranno essere distinte le sensazioni che possono essere considerate piacevoli o sgradevoli da quelle che invece ci danno la sensazione dell'estensione, la sensazione del peso, la sensazione del movimento, della consistenza, dell'impenetrabilità. Ecco, tutte caratteristiche che ci consentono di giungere ad una visione geometrizzata del mondo, perché cosa dice Galileo? Il mondo deve essere visto in funzione di figure geometriche, che sono appunto i prismi, i cubi, i circoli, i triangoli, e queste figure geometriche ci introducono a quella che è la realtà effettiva del mondo esterno. Quindi abbiamo qui una concezione della scienza in senso naturalistico, che considera la conoscenza scientifica come essenzialmente legata ad una oggettualizzazione dell'esperienza sensibile, e scienza tutto ciò che può essere oggettualizzato. E questo è il modello del naturalismo che noi troviamo ancora ai nostri giorni, perché in questo caso fuori dalla scienza obiettiva, fuori dall'obiettività matematizzabile, non si può parlare di scienza. Quindi dobbiamo tenere presente questa posizione, perché è la posizione che fa capo ancora oggi al naturalismo scientifico vero e proprio. E per cui la conoscenza e la scienza sono tanto più autentiche quanto più sono obiettivabili, quanto più sono traducibili in formule matematiche, le quali devono essere verificabili e controllabili in termini estensivi, prescindendo da quello che è il soggetto, cioè tutto ciò che è soggettivo ha un valore di scienza in quanto può essere tradotto in termini oggettuali. Quindi il processo scientifico viene concepito come una progressiva oggettualizzazione di quello che è l'esperienza sensibile, dell'esperienza soggettiva. Cioè, da questo punto di vista, naturalmente, la necessità di distinguere nella conoscenza scientifica e nella scienza in generale quello che è il punto di vista gnoseologico da quello che è il punto di vista ontologico, perché in questa prospettiva la scienza
in quanto tale è già tutta costituita sul piano esterno. La scienza coincide con la natura, coincide con la logica che è intrinseca al mondo naturale. Mentre invece la conoscenza scientifica, quella che si costituisce nella mente umana, non è già tutta data, e viene acquisita in funzione di certi principi che sono presenti nella mente umana, che sono i principi della matematica. Ma questi principi devono essere elaborati in modo che il più possibile vengano a coincidere con quella matematica che nella natura è già tutta data. Quindi, da questo punto di vista, la scienza per eccellenza è rappresentata dalla fisica, e la fisica deve appunto portare ad una visione integralmente matematizzata della natura. E siccome appunto poi nella concezione del mondo fisico il maggiore rigore dal punto di vista matematico viene conseguito con una concezione meccanicistica del mondo, ecco che il meccanicismo viene concepito come il fondamento di ogni scienza autentica, di ogni, della conoscenza fisica dell'universo, e viene concepito in definitiva come l'incarnazione stessa della divinità, perché attraverso una concezione meccanicistica noi abbiamo la possibilità di introdurre un principio di necessità assoluta, per cui ogni fatto dipende necessariamente da un altro fatto, è la conseguenza di un fatto antecedente ed è la causa di una catena di fatti che deriveranno necessariamente dalle premesse che sono state riconosciute sul piano naturale. E quindi la concatenazione delle cause diventa la ragione, il principio di ragione stesso dell'esistenza delle cose fisiche, e questo principio di razionalità, questo principio causale, è la stessa ragione dell'universo fisico. Quindi questo principio di necessità causale è la stessa ragione della natura, che ha poi i suoi riflessi anche nella mente umana, perché anche nella mente umana la logica deve corrispondere a un principio di necessità, che sarà il principio di necessità logica, mentre sul piano fisico esisterà il principio della necessità causale. Ecco, ma questo principio della necessità, per cui non esiste fatto che non dipenda da una causa e che non sia a sua volta la causa che procura determinate conseguenze, questa è la regola generale che deve governare il mondo fisico e il mondo mentale dell'individuo, ed è quindi la norma razionale che è alla base dello stesso pensiero divino. E il pensiero divino è la necessità che esiste in natura. Ecco, quindi questa regola fondamentale e comporta una obiettivazione totale dell'esperienza, comporta una fisicalizzazione generale della realtà, e come dicevamo dovrà essere considerata come il fondamento della stessa conoscenza dell'individuo, della mente umana. La mente umana accede a questa realtà in quanto ha i suoi principi fondamentali identici a quelli che sono presenti nel mondo fisico, ma dovrà verificare che le sue elaborazioni, che sono sempre ipotesi appunto fondate sempre sul pensiero matematico, abbiano una loro corrispondenza sul piano dell'esteriorità sensibile. In quanto queste ipotesi che vengono formulate dalla mente umana sono come delle sonde che vengono mandate nel mondo esterno per cercare di trovare quelle strutture reali che esistono nel mondo esterno e che hanno una loro struttura logica di tipo matematico. Quindi questa identità tra la logica mentale dell'individuo e la logica che esiste sul piano fisico esteriore deve essere continuamente verificata. Quindi le nozioni che si
creano nella mente umana, che portano alle conoscenze scientifiche, sono conoscenze che nascono sempre da i principi matematici che, ai quali si conforma la mente umana, ma devono essere costruite, per cui costruite in funzione però di quello che è già presente nel mondo esterno. Per cui dal punto di vista naturalistico la scienza propriamente non procede per creazione o per elaborazione di idee che sono pertinenti alla spontaneità conoscitiva, ma la scienza scopre le leggi che sono già presenti in natura. Quindi si parla di scoperta, perché si presuppone che la natura è già tutta ordinata e strutturata e che questa è la vera realtà. Per cui la conoscenza che avviene nell'ambito del processo conoscitivo è una conoscenza che comporta un continuo raffronto tra le idee e l'esperienza sensibile. Per cui possiamo dire che esiste una sorta di dialettismo tra la forma concettuale della mente umana e la sensibilità, per la quale da questo confronto la sensazione deve essere sussunta nell'attività concettuale, e attraverso la sensazione questa attività concettuale si avvicina sempre più a quella che è la struttura presente nel mondo fisico. Quindi esiste un dialettismo che però appartiene all'aspetto gnoseologico della conoscenza, cioè a quella conoscenza che si costruisce nella mente. Ma dal punto di vista della scienza in quanto tale, occorre presupporre nel naturalismo che la scienza è già tutta data, anche se noi ne possediamo soltanto una parte. Questo non esclude che noi possiamo aumentare, ampliare sempre più la nostra conoscenza attraverso questo processo di concettualità e di sensibilità, per cui dalla una posizione apodittica della nostra mente, per cui noi stabiliamo delle ipotesi, e quindi da queste formulazioni ipotetiche, noi attraverso l'esperimento giungiamo a delle proposizioni assertorie, in quanto assegniamo a queste ipotesi il valore di teoria. Quando le vediamo, vediamo che queste ipotesi sono confermate dall'esperimento. Questo è il metodo fondamentalmente scientifico come è stato elaborato dalla dottrina galileiana. E da questo punto di vista, quindi, il pensiero umano aggredisce la natura attraverso i suoi strumenti concettuali ipotetici, però questi strumenti hanno già una, per loro natura, una struttura matematica che deve corrispondere alla struttura matematica dell'universo, e l'appropriarsi della matematica dell'universo avviene per gradi nell'intelletto umano. Ma ogni volta che l'intelletto umano progredisce nell'acquisizione di queste conoscenze l'avvicinano sempre di più alla struttura generale dell'universo, senza che mai naturalmente però la mente umana possa puntualmente conformarsi immediatamente a questa struttura universale. Parlando appunto di queste modalità conoscitive del pensiero scientifico, Galileo usa anche dei termini teologici, nel senso che appunto sappiamo che nella sua concezione la matematica della natura è tutta presente nella mente di Dio, quindi di Dio conosce tutte le proposizioni matematiche che esistono nella natura, quindi Dio praticamente è la matematica della natura, e l'uomo ne conosce solo una parte, ma per quel tanto che conosce queste proposizioni matematiche la sua conoscenza è uguale alla conoscenza divina. Quindi dal punto di vista qualitativo il pensiero dello scienziato non si differenzia dall'intelletto divino, si differenzia soltanto dal punto di vista quantitativo, in quanto le proposizioni della scienza, così come le conosce l'intelletto umano, non hanno quel carattere di completezza, di un'incomprensività, di
infinità che assumono queste conoscenze nell'intelletto divino. Ecco, quindi da questo punto di vista ne viene anche una divinizzazione della matematica, che poi sarà ripresa, sappiamo, da Cartesio, da Spinoza, eccetera. E abbiamo visto appunto che nel pensiero spinoziano la geometria e la logica dell'universo coincide con l'intelletto divino. E da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo una concezione ontologica della scienza che porta ad una limitazione di quella che è la spontaneità della soggettività e dell'intelletto umano in quanto spontaneità conoscitiva. Ora, in Cartesio abbiamo visto che esiste sia questa posizione ontologico-metafisica della conoscenza scientifica, perché, come abbiamo visto, a un certo momento la conoscenza è, anche per Cartesio, la geometria che esiste nel mondo naturale. E queste proposizioni che riguardano appunto la conoscenza del mondo naturale sono assolutamente certe, sono idee chiare e distinte. Però si pone anche un'altra esigenza, si pone l'esigenza di una verifica della realtà di queste proposizioni matematiche, cioè non è detto che ciò che è assolutamente certo e assolutamente chiaro, distinto alla mente umana, debba avere anche una realtà sul piano dell'esteriorità del mondo fisico, perché il fatto che le idee della matematica siano chiare, distinte, siano logiche, che possano avere una loro validità, sia se l'uomo è sveglio, sia che l'uomo sogni, e questo vale appunto soltanto sul piano logico, quindi sul piano del pensiero, sul piano dell'immaginazione, ma non è detto che debba valere sul piano della realtà. Sappiamo che qui si pone una esigenza di una più profonda problematizzazione che investe quella che è la esperienza interiore, il sentimento dell'io, il soggetto. Ecco, quindi si pone una problematizzazione che nasce da un'esigenza di realtà che il soggetto vive in se stesso nel suo rapporto col mondo esterno. Ed ecco che da qui nasce la posizione psicologistica, perché una cosa è la posizione fisicalistica come scienza che decreta che ciò che è universale e necessario dal punto di vista ideale deve essere il fondamento della realtà. Perché in definitiva il pensiero naturalistico parte da questo principio: siccome esiste una logica nella natura che è la logica della causalità fisica, il principio della necessità è il principio sul quale si fonda la stessa realtà della natura. Nella concezione della problematizzazione radicale, così come si presenta nel pensiero cartesiano, si afferma questa teoria che appunto nelle proposizioni matematiche sono certe, sono delle verità indiscutibili, ma non è dimostrato per ciò stesso che debbano essere considerate reali per quanto riguarda l'economia del mondo fisico. E appunto questa interrogativo, questo dubbio, che sarebbe appunto il dubbio metafisico, il dubbio radicale che scaturisce dall'interiorità soggettiva, è appunto quello che dà un'impronta psicologistica a questo tipo di indagine e che conduce a individuare la psicologia in funzione del principio dell'io. Cioè, se noi andiamo a concepire l'esperienza nel suo fondamento ultimo, questa esperienza ci conduce non ad una esteriorizzazione ontologico-metafisica dell'esperienza, ma ci riporta a quella che è la problematica dell'interiorità, dell'io, perché quando l'io immagina che tutta la realtà sia costituita sul piano esteriore, nello stesso tempo avverte il contrasto, la contrapposizione che
esiste tra questa realtà che è già tutta data, è già tutta costituita sul piano dell'esteriorità, e quella che è la sua esigenza di integrazione. È questo che si pone nel pensiero cartesiano quando si chiede se questa realtà, che deve essere tutta conforme al pensiero geometrico, all'assoluta necessità, all'assoluta razionalità, possa essere anche effettivamente considerata come una realtà che corrisponde a quella che è l'intima percezione del proprio io, del proprio essere. Ecco, quindi nel cogito, in definitiva, si pone il primato del dubbio, che viene superato in funzione di quella che è la percezione del limite, perché sul piano del limite il soggetto percepisce la propria realtà in quanto problematizzazione assoluta. Ecco, allora nasce, da ciò nasce appunto quello che è l'impostazione critica della conoscenza e della scienza, perché si possa essere certi che la propria esperienza ha un valore di conoscenza, non si può prescindere appunto dal dubbio, non si può prescindere dalla problematizzazione, e su questa base di problematizzazione noi arriviamo a definire sia la razionalità sia la realtà in funzione del principio dell'io. E quando appunto Cartesio dice cogito ergo sum, e questa è la verità certa, è una verità dalla quale dipendono tutte le altre verità, e appunto pone per la prima volta una fondazione psicologistica dell'esperienza e della scienza. Ecco, e questa proposizione psicologistica nasce da questa percezione della contrapposizione che necessariamente esiste tra quello che è l'esperienza interna e quella che è l'esperienza esterna, perché anche il rapporto all'esperienza esterna poi si pone l'interrogativo della conformità tra quella che è la razionalità interiore e quella che può essere vista come razionalità della dimensione esteriore. Quindi da questo punto di vista il principio della conoscenza viene ad essere capovolto, perché non si parte più dalla certezza assoluta che l'oggetto è costituito secondo leggi razionali. Si pone piuttosto il presupposto che quelle idee razionali che l'uomo possiede e di cui dispone, di cui è certo dal punto di vista logico, e quindi dal punto di vista del suo pensiero e della sua rappresentazione interiore della realtà, debba essere corrispondente ad una idealità, ad una razionalità che effettivamente esiste sul piano esterno. Ecco, questa è, sappiamo, questa problematica è stata risolta da Cartesio, appunto immaginando che comunque, stabilendo il principio delle idee chiare e distinte, delle idee delle quali non si può avere alcun dubbio, il fondamento della identità tra la razionalità interna e la razionalità esterna doveva essere appunto il concetto della divinità. Il concetto della divinità è quel concetto che comporta in sé l'assoluta perfezione, e quindi secondo Cartesio doveva portare anche all'esistenza di questo concetto. E se Dio è indubbiamente esistente, non può permettere che ci sia una divergenza tra la nostra razionalità e la realtà esterna. Quindi Dio sarebbe una specie di garante della conformità del mondo esterno nella sua razionalità con la razionalità della mente umana, che è poi, come abbiamo già detto, una versione rimodernata di quello che è in fondo il mito del demiurgo platonico, perché anche nella concezione platonica si immagina che la mente umana possa accedere alla dimensione della realtà sensibile e possa avere la certezza che questa realtà sensibile sia strutturata secondo leggi razionali, in quanto appunto c'è questa figura del demiurgo che porta nella stessa realtà mondiale
mondana quelle figure matematiche che esistono nel mondo iperuranio, per cui anche il mondo sensibile ha una sua razionalità e questa sua razionalità coincide con la razionalità della mente umana, perché anche nella mente umana le idee matematiche sono innate, esistono in funzione di questa provvidenzialità per cui all'uomo è dato di avere questa luce, questa guida del razionale delle idee matematiche che poi una volta che sarà terminata la vicenda mondana l'uomo potrà contemplare in tutto il loro splendore autentico nella sede che è rappresentata appunto dal mondo iperuranio. E dicevamo appunto che in questo modo comunque nella concezione cartesiana che cosa succede? Succede che abbiamo quella un ripetersi di quella problematica della contrapposizione tra quello che è l'ideale della scienza e l'ideale della psicologia, perché l'ideale della scienza viene ad essere astratto, viene ad essere separato da quello che è appunto il fondamento, la caratteristica specifica di quello che è l'esperienza psicologica. E nell'esperienza psicologica noi abbiamo la necessità di affermare il principio dell'io, del soggetto, dell'unità dell'esperienza in funzione dell'io, tenendo conto che appunto questa esperienza comporta sia un'alienazione dell'oggetto e dell'esteriorità come viene ad essere determinata nella rappresentazione del mondo fisico o di un mondo che può essere trascendente, e nello stesso tempo esiste la necessità di una reintegrazione. Ora, la reintegrazione di questa esperienza in Cartesio viene ad essere presentata appunto in termini ontologico-metafisici, perché è sempre appunto la divinità che in definitiva deve garantire questa reintegrazione. Abbiamo visto come appunto nella concezione di un Hobbes e di uno Spinoza questo problema non possa essere superato, e quindi noi non possiamo trovare su questa base gli elementi che ci sono necessari per giungere ad una teoria della personalità, perché la personalità non può essere costituita fino a quando dal punto di vista logico si concepisce l'autenticità della scienza in termini meccanicistici, in termini matematistici, in termini di esteriorità fisica. Quindi posizione che lascia nella questa posizione cartesiana che lascia campo, lascia spazio a questa posizione dogmatica per cui alla fine l'autenticità del soggetto deve essere ricercata sul piano della trascendenza, viene ad essere messa in discussione appunto con le posizioni empiristiche, perché nell'empirismo appunto si mette in evidenza come per poter giungere ad una concezione della scienza non si possa prescindere da quello che è l'originalità dell'esperienza psichica, e per giungere a questa visione dell'originalità dell'esperienza psichica l'empirismo mette in evidenza come ciò che viene dato nella concezione cartesiana come un dato acquisito, il sapere scientifico fondato sulla matematica, non sia in realtà da considerarsi come un qualche cosa che è dato al di fuori dell'esperienza,
cioè anche le stesse idee matematiche che dovrebbero garantire la razionalità dell'esperienza, non vengono in realtà possedute al di fuori dell'esperienza stessa. Cioè è necessario che l'individuo abbia un rapporto con l'esperienza sensibile per poter arrivare alla costituzione di qualsiasi idea e di qualsiasi impressione, di qualsiasi nozione, e che fuori dall'esperienza in definitiva non è possibile neanche concepire una qualsiasi forma di conoscenza, di pensiero e quindi di scienza. Ecco, quindi si mette in evidenza, appunto, come dice Locke, che non è detto che la mente umana debba concepirsi come sicuramente dotata di queste idee matematiche, perché in definitiva i bambini alla loro nascita non le possiedono e le devono apprendere attraverso appunto l'esperienza. E poi ci sono anche delle minorati mentali i quali non pervengono mai all'apprendimento di queste nozioni, perché non hanno le capacità mentali per poterle apprendere. Quindi un aspetto importante che viene introdotto dall'empirismo è quello dell'apprendimento, l'apprendimento dall'esperienza, e quindi si pone il problema fondamentalmente di che cosa sia questa esperienza. E qui noi abbiamo appunto una tematica moderna che viene inaugurata appunto con l'empirismo e che è tuttora oggetto di discussione. Quando si parla di esperienza, che cosa si intende? Si intende in definitiva un'acquisizione o uno sviluppo, e quindi un processo storico. La mente si sviluppa in quanto pone un confronto tra se stessa e l'esteriorità e introduce attraverso l'esteriorità e promuove attraverso l'esperienza dell'esteriorità un processo di accrescimento del proprio sapere, delle proprie conoscenze, e quindi costituisce la scienza e contemporaneamente costituisce anche se stessa, costituisce la propria personalità. Quindi tutti questi elementi vengono ad essere valorizzati dalla conoscenza, dalla posizione dell'empirismo. Però c'è anche un altro modo di concepire l'esperienza. L'esperienza può essere concepita appunto come avviene poi in realtà nell'empirismo classico, come almeno per quanto riguarda alcuni esponenti dell'empirismo classico, l'esperienza viene concepita come una pura recettività dall'esteriorità nell'interiorità. E questa interiorità come viene presentata? Viene presentata fondamentalmente come una tabula rasa, oppure come un contenitore vuoto, per cui ciò che è nella mente è esclusivamente il prodotto di ciò che proviene dall'esterno. L'esperienza in questo caso viene concepita come esperienza sensibile, come ciò che ci viene dato di recepire nella nostra mente attraverso la porta dei sensi. Allora, attraverso i sensi noi abbiamo una consapevolezza di ciò che accade nel mondo esterno e riceviamo dei dati, delle informazioni dal mondo esterno, le elaboriamo e giungiamo quindi alla conoscenza. E quindi nel Locke, per esempio, come viene presentato il problema della scienza, il problema dell'attività mentale e quindi il problema della psicologia in generale, viene presentato appunto in questi termini. Noi dobbiamo, per poter capire criticamente come avviene il processo della conoscenza, fare un'analisi dei contenuti della conoscenza. Non basta dire cogito ergo sum. Non possiamo dire che siccome io penso sono una sostanza pensante. No, per avere una valutazione critica di ciò che avviene nella nostra mente, dobbiamo fare un'analisi dei contenuti della nostra conoscenza. E quindi si inaugura una concezione contenutistica dell'attività mentale. Si distingue tra quelle che sono le idee di sensazione, dato che noi partiamo sempre dalla mente e partiamo sempre
da quelle che sono i dati della conoscenza, e questi dati della conoscenza devono essere esaminati a seconda anche della loro origine. Ecco, allora noi troviamo che alcuni di questi contenuti hanno una loro origine nel rapporto col mondo esterno, sarebbero appunto le cosiddette idee di sensazione. In rapporto a questi contenuti noi possiamo trovare nella nostra mente delle operazioni che elaborano questi contenuti e quindi sono considerati come delle idee di riflessione. In ogni caso, però, appunto, è quello che è il punto di partenza per poter comprendere sia il tema della scienza, sia il tema della conoscenza, quindi il tema anche dell'essere psichico, deve essere rapportato a delle esperienze di cui noi abbiamo immediata consapevolezza, e quindi la realtà della nostra scienza, la realtà della conoscenza di noi stessi è data sempre da un fatto di coscienza. Ciò che è presente nella nostra mente è la base per poter arrivare ad una concezione della scienza ed una concezione anche della nostra esperienza soggettiva. Quindi distinguiamo però sempre tra ciò che ci proviene dall'esterno e ciò che sono operazioni che sono presenti nella nostra attività mentale. Ma in questa facendo quindi questa analisi delle idee, perché in definitiva l'esperienza diretta che noi abbiamo delle nostre conoscenze è sempre un'esperienza che riguarda le nostre idee, e noi dobbiamo perciò cercare di comprendere come queste idee ci possano guidare anche per quanto riguarda il rapporto con la realtà, il nostro rapporto diretto riguarda queste idee, le idee che sono dentro di noi, noi ci possiamo porre il problema se appunto queste idee, queste rappresentazioni e questi contenuti della nostra conoscenza siano effettivamente autentici per quanto riguarda la realtà. Nell'empirista ciò che è importante è stabilire quale sia la natura delle idee e se esista un rapporto tra le idee che noi possediamo e quella che può essere la realtà esteriore. E da questo punto di vista, appunto, nell'empirismo si pone in maniera più radicale questa problematica del rapporto tra le rappresentazioni del nostro mondo ideale e ciò che è propriamente attribuibile di queste rappresentazioni alla nostra mente e ciò che è invece attribuibile al mondo esteriore, al mondo reale. Nella distinzione che si è detta di Locke mette in evidenza come appunto le idee di sensazione vengano vissute appunto come impressioni che ci vengono da qualche cosa di esterno che noi subiamo e alla quale non possiamo sottrarci. Quindi le idee di sensazione si pongono come una costrizione alla quale la mente di fronte alla quale la mente è come soggiogata, alla quale non si può sottrarre, mentre invece le idee di riflessione sono delle rappresentazioni che di fronte alle quali noi ci sentiamo più liberi di foggiarci i contenuti mentali corrispondenti. Ma anche queste idee di riflessione, in definitiva, contengono un materiale che ci viene dall'esterno. Quindi una caratteristica tipica dell'empirismo è quella di conferire un valore di realtà alle rappresentazioni della nostra mente in senso contenutistico, come contenuti che hanno un valore in quanto vengono acquisiti e di fronte ai quali noi rimaniamo come fondamentalmente passivi, per cui si parla della mente come di una tabula rasa, nel senso che
Una volta sottratti alla mente tutti i contenuti di sensazione, la mente sarebbe ridotta ad un puro nulla. Quindi tutto ciò che è presente nella mente, si dice, era prima presente nel senso, cioè la mente elabora dei contenuti che avevano prima una caratteristica sensibile. Quindi la concezione dell'empirista ci porta sempre regolarmente alla rappresentazione di una mente che è vista o come una tavola rasa, o è vista come una specie di lastra fotografica che appunto riproduce i fatti del mondo esterno, oppure rispecchia il mondo esterno in maniera più o meno deviata, e quindi in sé e per sé non produce nulla di nuovo che non appartenesse in partenza originariamente alla esperienza esterna. Però appunto, quando si parla di esperienza esterna, occorre tenere presente che si parla sempre di fatti sensibili, perché per l'empirista non è detto che il fatto sensibile debba avere poi un fondamento in una corporeità, in una sostanza effettivamente presente nel mondo esterno, perché ciò che è sensibile è sì esterno, ma nulla dimostra che abbia un fondamento di realtà. E quindi l'empirista, attraverso la sensazione, introduce anche qui un elemento problematico. La sensazione è un problema, e la sensazione ci impone, per così dire, la sua legge, perché noi non ci possiamo sottrarre ai sensi, e tutto ciò che noi possiamo elaborare dal punto di vista mentale, dal punto di vista della conoscenza, deve partire dai sensi, non può partire dalla nostra immaginazione. Anzi, ci sono degli empiristi che sostengono che appunto l'immaginazione possa avere una sua autonomia, come nel Locke anche le idee matematiche sono considerate come appartenenti all'immaginazione, ma nulla dimostra che queste idee matematiche siano applicabili al mondo esterno, sono frutto della nostra immaginazione. Noi le elaboriamo e le sviluppiamo, sono certe, hanno un carattere universale necessario, ma nulla ci dice che abbiano un fondamento reale. E allora appunto il problema è ancora quello di capire, di verificare, di controllare se questa esperienza sensibile, che è la base della nostra conoscenza, della quale non possiamo fare a meno per arrivare a qualsiasi tipo di conoscenza reale, abbia un fondamento in un mondo fisico, un mondo di estensione corporea, che abbia una sua realtà, perché da questo punto di vista gli empiristi si dividono. Ci sono gli empiristi che, come Locke, dicono che noi abbiamo la possibilità di distinguere nelle nostre sensazioni alcune che hanno un carattere estensivo, che hanno un carattere permanente, e altre invece che non hanno un carattere estensivo e non hanno un carattere permanente. Per esempio, se noi prendiamo un chicco di grano e lo dividiamo, riduciamo a delle parti sempre più piccole, sino a polverizzarlo, che cosa otteniamo? Vengono a perdersi delle caratteristiche sensoriali che riguardano il colore, che riguardano la forma, che riguardano le caratteristiche anche tattili, ma si conserva però il peso, si conserva la consistenza, l'impenetrabilità, si conservano delle caratteristiche quindi che rimangono permanenti in qualsiasi corpo e di qualsiasi oggetto si tratti, perché qualsiasi oggetto che venga appunto ridotto a particelle il più possibile elementari,
perderà la sua forma che aveva originariamente, perderà anche determinate qualità di colore, anche di sapore, di odore, eccetera, però non perderà mai determinate qualità fondamentali che fanno riferimento al peso, all'estensione, alla possibilità dello spostamento nello spazio. Tutte queste cose sarebbero da considerarsi come qualità primarie della sensazione. Le qualità primarie della sensazione dimostrerebbero la presenza di una realtà che ha una sua oggettualità naturale, e quindi questa sarebbe in definitiva la materia di cui si compongono gli oggetti. Abbiamo la possibilità di verificare appunto la realtà del mondo fisico sulla base di queste qualità semplici che appartengono indistintamente a tutti gli oggetti che noi troviamo nella nostra esperienza esterna. Naturalmente questi argomenti sono sempre da considerarsi molto deboli dal punto di vista del sensismo assoluto, perché l'empirismo, che vuole fondare la sua conoscenza sul piano del puro sensismo, non può limitarsi alla acquisizione di determinate sensazioni privilegiate, come se queste potessero dare un accesso ad una realtà oggettiva, mentre altre non danno questa possibilità. Perché quando si passa poi a considerare queste qualità primarie di Locke, che poi coincidono con le sensazioni primarie di Galileo, perché anche Galileo sosteneva che appunto in base all'estensione noi possiamo geometrizzare tutto il mondo fisico, e abbiamo la dimostrazione che il mondo fisico è costruito su figure geometriche e su formule matematiche. Ma nel caso appunto dell'empirista, che basa appunto la conoscenza sul fatto di sensazione, non può essere, non si può evitare che venga messo in evidenza che anche quello che si chiama sensazione primaria, che sarebbe appunto il fatto del peso, il fatto dell'estensione, il fatto della impenetrabilità, siano sempre qualità che fanno capo ai sensi, perché sono anche queste qualità non faranno riferimento ai sensi dell'odorato o dell'udito, che sono impalpabili, saranno sensazioni palpabili, ma sono sempre sensazioni, fanno capo alla sensazione del tatto o alla sensazione della vista, e quindi sono pur sempre fatti sensibili, che rientrano in quelle che è la dimensione del sensibile. E allora non è possibile, da questo punto di vista, uscire fuori da quella che è l'esperienza interna, perché anche se noi facciamo riferimento all'esperienza esterna attraverso la sensazione, questa sensazione resta tuttavia sensazione, e quindi è sempre un'esperienza che fa capo alla mia esperienza, alla mia interiorità, al mio particolarismo, per cui non c'è la possibilità di uscire da questa dimensione solipsistica. E allora noi abbiamo nei successivi empiristi che appunto criticano la posizione del Locke, e appunto uno sviluppo di questo genere, per cui nel Berkeley che cosa si sostiene? Che appunto queste esperienze non consentono di uscire fuori dal mondo delle idee, perché si tratta sempre di idee e le sensazioni sono idee, e se noi vogliamo arrivare ad una concezione che ci consenta di uscire fuori dal nostro particolarismo, perché le sensazioni sono idee, ma sono idee particolari dell'individuo singolo, dell'individuo individuale. E allora come può avvenire la comunicazione, come può avvenire il linguaggio, come può l'individuo rappresentarsi un mondo nel quale sia possibile una partecipazione? Non dimentichiamo appunto che per esempio nel Berkeley si afferma che
esse est percipi, cioè le cose, gli oggetti esistono in quanto noi li percepiamo. Se noi usciamo da questa stanza non abbiamo più la percezione di questi oggetti non esistono, non esistono più, esistono soltanto in quanto sono percepiti da noi. E allora, per avere la garanzia che tutte queste cose possano essere, da un punto di vista sensibile ovviamente, perché dal punto di vista sensibile è ciò che noi concepiamo come esistente è quello che direttamente è dimostrato dai nostri sensi. E allora che cos'è l'oggetto? È ciò che risulta dalla nostra esperienza sensibile. E da questo punto di vista, quindi, per poter arrivare ad una visione della realtà che abbia una sua legittimità dal punto di vista anche razionale, occorre presupporre sempre l'intervento della divinità. E allora entriamo sempre in quella concezione per la quale il rapporto con una realtà autentica, universale e necessaria, richiede l'intervento di provvidenziale intenzionalità divina che rende possibile agli individui che altrimenti sarebbero chiusi in un loro mondo particolaristico, rende possibile che ciò che ogni individuo percepisce corrisponda alla percezione degli altri individui che appartengono alla realtà universale. E naturalmente questa percezione non può essere accettata dall'empirismo radicale che appartiene a Hume, il quale appunto mette in evidenza che se noi concepiamo, prendiamo in considerazione la sensazione, in definitiva questa sensazione è quello che è, non può essere, non può porsi nei termini di una differenziazione di soggetto di oggetto. La differenziazione di soggetto di oggetto avviene in una fase successiva. La sensazione è ogni volta qualcosa di assolutamente particolare, qualcosa che non sopporta alcuna mediazione ideale, e la sensazione è un fatto assolutamente immediato. E tutto ciò che può essere introdotto come mediazione è qualcosa di secondario, di aggiunto, che non fa parte della realtà della sensazione. Quindi nella sensazione non si può introdurre nessuna idea che faccia riferimento ad un mondo fisico ordinato da leggi, ordinato secondo il principio di causalità, ordinato secondo il principio di sostanza, secondo il principio del tempo, dello spazio, perché nella sensazione non c'è nulla di tutto questo, c'è un puro sentire. Quindi qualsiasi determinazione ideale o razionale che si possa introdurre nella sensazione è un arbitrio. Come si giustifica? Si giustifica esclusivamente dal punto di vista pratico, pragmatico. Noi introduciamo nella sensazione una serie di ordinamenti di ordine spaziale, temporale, causalità, eccetera, e sostanza. Immaginiamo che alla base delle sensazioni ci sia appunto una sostanza che è quella che regge, per così dire, le sensazioni e le unifica e dà luogo alla percezione non solo della sensazione ma anche di un corpo, di un oggetto, dalla quale immaginiamo che derivino le sensazioni. Ma tutte queste costruzioni sono arbitrarie, perché tutto ciò che noi possiamo dimostrare presente nella nostra esperienza è soltanto il puro e semplice fatto di sensazioni. E quindi da questo punto di vista cosa ne deriva? Ne deriva che l'empirista, il quale vuole appunto dare un fondamento critico sia alla conoscenza del mondo fisico e sia alla conoscenza dell'uomo, dell'esperienza, della mente, ecco, viene in pratica ad annullare integralmente questa possibilità, perché se la sensazione deve essere concepita come una realtà irriducibile, che è una realtà neutra, perché non può essere neanche né soggetto né oggetto, la distinzione di soggetto e di oggetto interviene in funzione di una riflessione che si aggiunge alla sensazione, perché la sensazione è una pura impressione
di fronte alla quale noi appunto siamo in una posizione assolutamente passiva. Noi siamo o i contenitori di questa sensazione, oppure se noi esaminiamo la nostra esperienza, vediamo che non è altro che un fascio di sensazioni, così come gli oggetti non sono altro che un'associazione di sensazioni. E quindi dalla sensazione non è possibile ricavare né una scienza fisica e non è possibile ricavare neanche una scienza psicologica, perché per quanto la sensazione sia appunto una determinazione fondamentalmente psicologistica, perché è un riferire l'esperienza ad un dato che è soggettivamente vissuto, quindi la sensazione viene anche definita come un vissuto individuale di esperienza, questa esperienza è tuttavia un'esperienza che non è legittimamente ordinabile secondo categorie razionali, è l'irrazionale puro. Per cui la razionalità in che cosa consiste? Consiste tutt'al più in un'esigenza da parte della nostra mente di ordinare questi elementi che di per sé sono al di fuori di ogni principio di razionalità in relazione a quelle che sono le nostre necessità pratiche di adattamento al mondo esterno. Noi introduciamo nella nostra esperienza sensibile le categorie dello spazio, del tempo, cioè un ordinamento di successione, un ordinamento di contiguità. Allora con la contiguità noi abbiamo il mondo spaziale, ma in realtà si tratta sempre di sensazioni che mettiamo una accanto all'altra, oppure mettiamo queste sensazioni in un ordine di successione e allora avremo il tempo. Ma lo spazio e il tempo non hanno nessun significato reale, hanno il significato semplicemente di un ordinamento pratico che serve a noi per poter controllare questo mondo sensibile. È lo stesso per ogni ragionamento logico, ogni fatto o di ragionamento o di ordinamento di conoscenza naturale ha sempre alla base un fatto, una serie di fatti puramente sensibili. Per cui che da questo punto di vista non possiamo dare una effettiva legittimazione razionale alle nostre conoscenze che chiamiamo scientifiche, perché le conoscenze scientifiche non sono altro che delle convenzioni, delle astrazioni che sulle quali possiamo decidere in base alla loro utilità o inutilità. Chiamiamo conoscenze scientifiche quelle astrazioni arbitrarie che appunto ci possono risultare utili, ecco, ma delle quali noi non possiamo dire di sapere nulla per quanto riguarda la loro intrinseca natura, come appunto succedeva nel naturalismo galileiano. Naturalismo galileiano, che cosa si diceva? La razionalità, in quanto assoluta necessità che governa il mondo, è la massima realtà. Quindi la vera realtà non sono le sensazioni, ma sono le leggi razionali che governano il mondo. Qui la posizione è capovolta. L'unica realtà di cui noi abbiamo esperienza è la sensazione. Per noi la realtà è la sensazione. E noi questa, di fronte alla sensazione, noi siamo passivi, possiamo elaborarla in base alla nostra immaginazione, in vari modi, in modi che possono essere più utili, meno utili. E se noi ci disperdiamo in fantasticherie, sarà un'elaborazione che non è molto utile, magari potrà soddisfare la nostra fantasia, ma è di scarsa utilità. Se elaboriamo queste sensazioni, le ordiniamo secondo appunto i principi spaziali, temporali, le mettiamo assieme in base alla loro somiglianza o alla loro dissimiglianza secondo delle abitudini che abbiamo acquisito in rapporto a certe esperienze sensibili, questo ci potrà essere utile. Potremmo fare anche delle previsioni
che dal punto di vista scientifico sono arbitrarie, perché nessuno per esempio ci potrà dire che dopo il giorno verrà la notte, dopo la notte verrà il giorno. Noi siamo abituati a vedere al mattino sorgere il sole, all'alba e alla sera vederlo tramontare all'orizzonte. Ecco, ma nessuno ci può garantire che questo debba avvenire domani o dopodomani. Queste sono regole che noi crediamo presenti nel mondo esteriore, nel mondo fisico, ma in realtà nessuno ci dimostra che possano effettuarsi anche nei tempi successivi, nei tempi a venire. Queste sono abitudini che tuttavia noi abbiamo acquisito, che sono utili, per noi è utile, perché con queste previsioni noi programmiamo poi tutte le nostre attività anche per il futuro, ma non abbiamo una prova, una garanzia che anche ciò che accade nel mondo astronomico si debba ripetere con la stessa regolarità con cui noi l'abbiamo verificato per il passato. Quindi gli stessi fatti del mondo astronomico, del mondo fisico, non sono altro che delle supposizioni che noi introduciamo nella nostra esperienza sensibile, ma nulla ci dimostra che il mondo fisico debba essere conforme alla stessa legge della gravità universale. Questa è appunto una illazione che noi introduciamo nella realtà. E quindi da questo punto di vista l'empirismo può essere, vediamo, può assumere delle direzioni diverse, differenti nella psicologia contemporanea, e sappiamo che in definitiva tutte le diverse correnti fanno capo in maniera diretta o indiretta a questa impostazione empiristica. Cioè tutte le concezioni della psicologia contemporanea partono dall'idea della sensazione e dell'esperienza immediata. Questo succede sia per le concezioni riduzionistiche e sia anche per le concezioni integrazionistiche, perché anche il funzionalismo integrazionistico, anche lo strutturalismo integrazionistico parte da una posizione empiristica, nel senso che per esempio nella concezione della fenomenologia, la concezione jaspersiana, si parte dal principio dell'esperienza immediata. In questo caso la sensazione viene concepita come un'esperienza che è più interiorizzata, mentre invece nelle concezioni riduzionistiche l'esperienza è esteriorizzata, è vista come sensazione esteriore. E allora appunto bisogna distinguere quando si sente parlare di sensazione in queste diverse concezioni, perché tutti si dichiarano empiristi. Si dichiarano empiristi i riduzionisti, innanzitutto ovviamente le concezioni tipo Skinner, tipo Watson, che si dichiarano empiristi, anche se poi in un modo o nell'altro cadono nel naturalismo, perché la posizione dell'empirismo puro, come sensazione pura, è una posizione insostenibile. La sensazione in sé e per sé è concepita indipendentemente da una relazione all'oggetto o al soggetto, è inconcepibile, perché o la concepiamo come un derivato di una realtà oggettuale dalla quale proviene, oppure ce la raffiguriamo come una nostra esperienza interna, un qualche cosa che appartiene a noi o che comunque è presente in noi. Ora, la sensazione quindi può essere concepita in termini semplici, come un qualche cosa che comunque appartiene ad una realtà esterna, e allora viene ricondotta ad una corporità fisica, viene ricondotta all'organismo, e accade quello che accade appunto nel Locke, per cui si distingue tra le sensazioni che appunto hanno un riferimento puramente
interiore, che fanno parte della nostra immaginazione e che non sono le vere sensazioni, oppure le sensazioni che hanno una base estensiva e una base anche quantificabile e che appartengono alla realtà fisica esteriore. Generalmente il riduzionista concepisce la sensazione in questi termini, cioè considera la sensazione come un fatto elementare che ha un suo corrispondente con una realtà oggettuale dalla quale proviene la sensazione, sarebbe un derivato di una realtà che noi insomma possiamo approssimativamente, solo approssimativamente definire, ma la definiamo attraverso le informazioni che ci dà la sensazione, per cui la sensazione sarebbe un fatto di informazione che ci comunica degli avvenimenti, dei fatti che appartengono ad una realtà esterna. E questa è la definizione appunto dell'empirismo naturalistico, che però in questo caso non è più puro empirismo, perché in questo caso la sensazione non ha più quelle caratteristiche di autonomia, di assolutezza come accade appunto nell'empirismo classico. È una sensazione che ha le sue basi nella natura esterna e quindi è un naturalismo. E nella concezione invece integrazionistica la sensazione è un'esperienza, un Erlebnis, è un'esperienza interiorizzata, la quale ha una sua correlazione da un lato con la natura esterna, ma allora in questo caso è la stessa sensazione che è tipica del naturalismo, del naturalismo oggettualistico, ma ha anche una sua autonomia interiore, perché ha una sua possibilità di essere conosciuta attraverso la forma della comprensione, che è una forma di conoscenza interiorizzata del soggetto e che può avere un carattere originale, non dipendente da fattori esterni, e che perciò ha un suo riferimento ad una realtà che trascende l'individuo. Allora in questo caso si rientra nella dimensione della trascendenza, per cui abbiamo in queste forme di empirismo le stesse vicende che troviamo nell'empirismo classico, per cui l'empirismo di Locke a che cosa si riconduce? Inizia come una posizione sensistica che vuole appunto dimostrare come la vera conoscenza deve avere un fondamento sensibile, ma poi questo fondamento sensibile, in quanto conoscenza autentica, deve avere un suo fondamento col mondo esterno, con la realtà estensiva, con la sostanza estesa, con il mondo esterno, il mondo fisico. Ecco, quindi diventa in pratica formulazione dottrinaria che non si discosta sostanzialmente dalla posizione galileiana, quindi ricalca le posizioni della scienza galileiana. Abbiamo l'empirismo che prende atto dell'assoluta soggettività della sensazione, e allora abbiamo la posizione del Berkeley, che però appunto si riporta all'idealismo, e allora si riporta alla trascendenza, si riporta alla metafisica, cioè ancora una volta la sensazione non è più vera sensazione, ma è un rinvio alla trascendenza. E questo succede anche nelle concezioni di carattere ontologico-metafisico che noi troviamo nello strutturalismo integrazionistico. E poi abbiamo le posizioni invece che cercano di attenersi il più possibile alla posizione jungiana, e che sono quelle posizioni che poi si continuano nell'età moderna con l'operazionismo radicale, il neoempirismo. Il neoempirismo è collegato con il circolo di Vienna, il circolo di Berlino, il circolo di Chicago, i quali partono dal principio che la conoscenza scientifica deve basarsi su quelli che sono i fatti elementari. Noi sappiamo che questa è una posizione che viene ripresa nell'età contemporanea soprattutto dal Bach e poi appunto da
dal circolo di Vienna, dal circolo di Berlino, dal circolo di Chicago. E in questi casi si difende l'assoluta originalità della sensazione. La sensazione viene vista come un fatto elementare, che è quello che è e deve essere verificata in termini al più in termini di manipolazione di ordine statistico, ecco, ma non può dar luogo a delle conoscenze che abbiano un valore di universalità e di necessità. Si tratta di arrivare a delle verità che hanno un carattere contingente collegato alle circostanze particolari in cui si sono verificate quelle date osservazioni, che non possono essere concepite come verità generali. Ecco, non si può arrivare ad una visione universale della realtà, occorre limitarsi alla verifica delle situazioni contingenti in cui le osservazioni sono state fatte e verificate in base a degli eventi, dei fatti che devono essere il più possibile ridotti a componenti elementari, per cui la verità dovrebbe essere sempre collegata ad un fatto sensibile che si è verificato qui ed ora, in questo momento. La verità vera è, per esempio, dire qui adesso c'è verde, c'è un qualcosa di solido su quale io mi appoggio e mi posso orientare, c'è una situazione di freddo o di caldo, di luce o di buio, e le conoscenze e quindi anche la scienza avrebbero un carattere puramente tecnicistico, puramente orientativo, pragmatico, di manipolazione di sensazioni elementari. E quindi la sensazione immediata, quella che è definibile in termini massimamente semplici, dovrebbe essere il punto di riferimento, il punto di appoggio per poter arrivare a delle conclusioni attendibili accettabili da un punto di vista del soggetto della conoscenza. I soggetti della conoscenza sono tutti soggetti particolari, hanno per poter poter avere una possibilità di comunicare a questi soggetti le acquisizioni della propria esperienza, devono essere messi nelle stesse condizioni di poter verificare queste esperienze e di poterle registrare come se si trattasse di verità protocollari. Si protocolla tutto ciò che si percepisce dal punto di vista sensibile nel momento in cui viene percepito, perché possono cambiare le condizioni e allora le percezioni cambiano, le sensazioni cambiano. E naturalmente sotto questo profilo non si può più parlare di possibilità di una scienza basata su conoscenze universali e necessarie. La conoscenza universale e necessaria sono una finzione, perché quello che conta sono le osservazioni, le verifiche puramente basate sull'esperienza sensibile e sulle possibilità manipolative che si possono avere in funzione di una utilità pratica da conseguire. Quindi la giustificazione anche delle teorie complesse, la base della conoscenza è quella che ci proviene dall'esperienza sensibile, dalle sensazioni elementari. Per quanto riguarda le conoscenze più complesse che noi elaboriamo sulla base di queste sensazioni elementari, vale una regola utilitaristica. È il famoso discorso del Quine, che abbiamo già illustrato più volte qui, no? Il Quine che cosa sosteneva? Che
nell'uomo primitivo, la spiegazione dei fatti sensibili, dei fenomeni naturali, viene effettuata immaginando che ci siano divinità, degli dei che presiedono alla variazione delle stagioni, al corso degli astri, all'avvicendarsi del giorno e della notte, tutti questi fenomeni, le piogge, le inondazioni, tutte queste, il ciclo delle stagioni, eccetera. Che cosa dipende? Dipende dalla volontà di determinati spiriti che governano il mondo. L'uomo moderno invece preferisce parlare di leggi naturali e preferisce formulare queste leggi secondo una concettualità matematica, vedere Galileo, vedere gli scienziati, appunto naturalisti, i quali immaginano che il mondo sia governato da leggi matematiche. Però tra le divinità e le leggi matematiche, dal punto di vista della verità, non esiste nessuna differenza. La differenza esiste dal punto di vista pratico, perché parlare di divinità e cercare di governare il mondo facendo sacrifici alle divinità non ottiene molti risultati. Otteniamo maggiori risultati attraverso l'inquadramento di questi fatti secondo leggi matematiche che ci danno la possibilità di prevedere effettivamente gli eventi e di governarli e di controllarli in maniera molto più efficace. Allora, da questo punto di vista noi parliamo di leggi scientifiche, ma scienza in questo caso non è altro che un concetto di economia mentale, di utilità. Quindi si introduce nella scienza un criterio economicistico, per cui in base a questi criteri di economia mentale noi possiamo meglio controllare il mondo fisico, e quindi parliamo di scienza, ma in realtà non si tratta di scienza, si tratta di tecnica, perché non è che noi conosciamo effettivamente ciò che è presente nel mondo esterno, noi riceviamo delle sensazioni che attribuiamo ad un'esteriorità che in sé noi non conosciamo, ci è sconosciuta. Tutto ciò che conosciamo sono delle sensazioni, e la possibilità che noi abbiamo, la possibilità operativa di manipolare queste sensazioni. Sul piano della psicoterapia, che conseguenze ha questa impostazione empiristica? Non si accredita al soggetto di questo principio riflessivo, visto come si seguono quelle sistemi manipolativi che ci sono concessi dal nostro linguaggio, perché qui viene dato un valore fondamentale al linguaggio, ma il linguaggio inteso appunto come capacità tecnica di elaborare determinati concetti. Il linguaggio come viene concepito dagli operazionisti è un linguaggio che deriva dalla logica formalistica, che d'altra parte è stata inaugurata da Aristotele. Si prendono i concetti astratti così come risultano dalla formulazione delle proposizioni e si combinano quelle formule linguistiche che possono giovare a evitare equivoci, perché appunto la linguistica operazionistica che segue la logica formalistica si propone di arrivare ad una coerenza del linguaggio, evitando gli errori il più possibile. Soltanto che siccome gli errori che si devono evitare devono essere messi in evidenza riguardano la logica dell'astratto, che sono appunto basate sul puro contenuto della formulazione linguistica, perché è chiamata logica formale, ma in realtà è una logica contenutistica dei contenuti del linguaggio, delle proposizioni, così come vengono costruite secondo leggi grammaticali e sintattiche. E quindi si cerca di arrivare alla verità
analizzando le proposizioni linguistiche formulate e verificando se non contengano delle contraddizioni o se invece seguono delle regole della massima coerenza, si formano delle tavole, non dei tabulati. Per esempio, nell'intervento dello psicologo, dello psicoterapeuta, non so come si possa chiamare, il paziente ha una logica imperfetta da questo punto di vista che l'analista deve correggere. E si parte dall'idea che appunto ci sono delle impostazioni operative, mentali, che seguono un percorso sbagliato, errato. E allora si cerca di correggere l'operazione mentale che ha portato ad un errore sia nella conoscenza sia nel comportamento. Si verifica che non ci siano delle informazioni contraddittorie tra di loro, no? È la famosa teoria del doppio legame. Da che cosa nasce? Nasce appunto da questa idea che il comportamento che esiste nello psicotico, nello psicopatico, dipenda da una contraddizione che esiste nel pensiero astratto. Lo psicotico ha ricevuto delle informazioni che sono contraddittorie e allora si crea una specie di cortocircuito mentale per il quale non gli è possibile adattarsi alla realtà. Si parla appunto per esempio della madre che va a visitare lo schizofrenico, si avvicina alla madre per abbracciarla, la madre si ritrae, lo schizofrenico si chiude e poi la madre lo rimprovera, dice devi essere spontaneo. Ecco, allora in questo caso c'è stata un'informazione, concetti del linguaggio è passato su criteri informatici, si danno delle informazioni che sono contraddittorie. E allora si creano delle cortocircuiti, si creano delle contrapposizioni informatiche che fanno andare in titolo. Anche è vero, magari se la madre è contraddittoria, logicamente provoca dei danni nella... Questo è vero, però l'interpretazione della contraddizione è vista sulla base di una logica contenutistica, di una logica di carattere in cui appunto il sentimento non viene preso in considerazione, il sentimento dell'io, della soggettività, cioè si concepisce il linguaggio in termini puramente contenutistici, non è un linguaggio nel quale si esprime l'io è cancellato, l'io non esiste. Esistono soltanto dei contenuti che devono essere esaminati, analizzati e devono portare il più possibile a evitare delle contraddizioni formali e devono aiutare il sistema biopsichico a trovare il miglior adattamento. Sì, c'è anche la programmazione neurolinguistica in vari modi. Cioè, quindi si segue una scuola di... Si pretende di interpretare i fatti di esperienza psichica in funzione della teoria operazionistica del linguaggio. Il linguaggio è una tecnica. Quindi non deve corrispondere... Non interessa questo, no? Questo non interessa. È chiarificatrice dei sentimenti, ma appunto, è indipendente. È un flusso di informazione. Sì, è un veicolo di informazione, il linguaggio, veicola delle informazioni, dei messaggi. È come un apparato cibernetico, un apparato informatico che trasmette dei messaggi. No? Ora, naturalmente, questo è un aspetto unilaterale, non è una formula interpretativa che dia ragione di tutti gli aspetti dell'esperienza psichica. Parte da una visione esteriorizzata del fatto linguistico. Suggestiva.
In pratica poi naturalmente è quello che viene cacciato dalla porta rientra dalla finestra, perché è chiaro che con queste comunicazioni non è che si trasmettano dei concetti astratti, si trasmettono sempre dei sentimenti, quindi anche quando si parte dall'idea che nel rapporto interpersonale di carattere linguistico si trasmettono delle nozioni o delle impressioni o dei concetti, eccetera, in realtà si sa che nel rapporto interpersonale c'è uno scambio di sentimenti, c'è un rapporto che chiama in causa o l'odio, l'amore, o l'identificazione, o la repulsione, e quindi tutti questi elementi fanno sempre riferimento alla problematica dell'io. Anche se poi anche tutte queste determinazioni del sentimento si cerca di ridurle a dei fatti elementari che devono essere manipolati a seconda delle circostanze empiriche in cui vengono individuati e in cui vengono osservati. E comunque c'è tutta la varia famiglia delle psicoterapie sistemiche, bisogna stare ben attenti perché la nostra è una concezione sistematica e fa riferimento a tutt'altra concezione di ciò che è sistematico, perché sistematico è in quanto appunto fa riferimento alla tavola epistemologica universale, alla personalità, e quindi è basata sulla teoria della personalità, la nostra concezione. Invece sistemico si riferisce al fatto che ogni individuo è un elemento di un sistema, che è un sistema di tipo informatico, cibernetico, che nasce nell'ambito familiare, per cui le cosiddette terapie familiari sono basate su questi criteri informatici, empiristici, nel senso che ogni individuo, ogni membro della famiglia fa parte di un sistema, e quindi l'individuo si sviluppa in base alle informazioni che riceve in questa rete sistemica familiare, che poi ovviamente è la base dei successivi sistemi che si creano poi anche al di fuori della famiglia.